Apriamo la pagina politica con le trattative in corso per l'elezione dei presidenti delle Camere. 5 Stelle hanno rivendicato per il movimento la presidenza di Montecitorio. Ieri si sono sentiti al telefono Di Maio e Salvini e quest'ultimo ha ribadito oggi l'intenzione di ascoltare tutti e di andare dal capo dello Stato proponendosi come forza di governo. Ma sentiamo com'è andata con Chiara Garzilli. Slegare la partita della presidenza delle Camere da quella per la formazione del nuovo governo. I capigruppo 5 Stelle lo ripetono al termine del giro di incontri con le altre forze politiche, auspicando per la seconda e terza carica dello Stato la scelta di nomi di garanzia in grado di rispecchiare la volontà popolare. Abbiamo presentato la nostra richiesta come prima forza politica vincitrice delle elezioni di avere una Presidente della Camera, nessuno ci ha detto di no ed è la prima fase di una serie di incontri. C'è stata apertura sul metodo da PD e Lega, spiega Toninelli, che aggiunge la nostra scelta è ricaduta sul Montecitorio anche perché è proprio da qui che vogliamo far partire la battaglia per l'abolizione dei vitalizi.